rimosso e smantellato. Questa è la sorte del vecchio ponticello girevole di collegamento tra il Lido e la Sassonia di Fano. La passerella ciclopedonale era ormai inutilizzata da quasi un anno perché sostituita dal nuovo ponte installato a fine luglio 2014. Il sindaco Massimo Seri, l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini, venerdì scorso avevano anticipato che ne verrà realizzato un altro da posizionare più a monte verso la Darsena Borghese. La nuova infrastruttura, infatti, è stata inserita nel programma delle opere 2016. Intanto, questa mattina, la società incaricata dal comune, la GFG Rottami di Serrungarina, ha provveduto ad eseguire i lavori di rimozione. Sì, viene rimosso finalmente perché non era giusto mantenerlo lì, la vecchia passerella. Non era un bel vedere, tra poco arriva l'estate, se ne è fatta già arrivata, non dobbiamo dimenticare che è una città di mare, arriveranno i turisti, abbiamo un nuovo ponte che è un bel ponte, quindi non sarebbe stato un bel biglietto da visita mantenere la vecchia passerella, fra l'altro inutilizzata, quindi finalmente abbiamo trovato la ditta disponibile a smantellarla e oggi era il giorno loro disponibile. Per proteggere l'area di banchina rimasta scoperta, poi è stata installata provvisoriamente una barriera New Jersey in cemento. In quanto tempo sarà possibile rimuoverlo? La rimozione avviene immediatamente, quindi adesso lo sollevano, lo appoggiano qui sulla banchina, poi viene tagliato in tre parti, trasportato tramite il camion, portato via. E il peso totale? Pesa circa 3 tonnellate, poco più. Un'operazione che facciamo gratuitamente, quindi viene smantellato senza oneri per l'amministrazione. E la ditta fa questa operazione gratuitamente in quanto ammortizza i costi poi vendendo il ferro come ferro vecchio. Quindi per questo che l'operazione per il comune è gratuita. Ricordi che riaffiorano alla mente di tutti coloro che quel ponte lo hanno percorso centinaia di volte nel corso della vita e in molti questa mattina non si sono voluti perdere l'ultimo sguardo a quel pezzo di storia che, come raccontano, rimarrà sempre nella loro memoria. Mi raccontavano i suoi amici che lei si prendeva cura di questo vecchio ponte. Purtroppo, magari pagavano bene. Di che cosa si occupava esattamente? Mi occupavo di aprire le barche che andavano su e andavano giù. Per quanto tempo l'ha fatto? Non lo so, non ricordo. Fino a qualche anno fa? Qualche anno fa. Ne ho fatto una vita, guardi. Ho fatto la guardia fino a mezz'ora, passata mezzanotte. E le dispiace che lo tolgono? Sì. Anche lei oggi qua per vedere la rimozione? Ma sì, qualcosa di bello fanno, almeno per diciamo, il pubblico, per questa l'opera che hanno fatto l'altro ponte, è una cosa veramente bella quella. Quella è una cazzata che non finisce più, però la vecchia struttura, almeno le levano, qualcosa di bello, rimane per il turismo, per altra cosa, magari le servono per un'altra parte. E speriamo che fanno qualcosa di bene sulla strada, non solo il ponte. Quante volte è passato lei sopra quel vecchio ponte? La vita, ho 80 anni, è da 20 anni che c'è lì. E che effetto le fa vedere che lo stanno togliendo? Era meglio se rimaneva. Rimaneva il ricordo? Sì, mi ricordo. E poi ci passavo sempre io con la bicicletta, invece là c'è la salita. Anche voi ci siete passati, sì, immagino. All'anima, sì, lo stesso. Uguale come lui. 80 anni e un po'. E oggi ovviamente rimanete qua per vedere tutta la rimozione. No, questo è il posto nostro per gli anziani. C'è quell'estiva e quell'invernale. L'estiva dopo è là, sotto il fico. Ancora rimanete un po' qui. Fino a che morì.